Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, siamo fermi nella fede che professiamo. Il Credo di Nicea recita che Cristo, il terzo giorno, è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Cosa vuol dire essere alla destra del Padre? L'Epistola agli Ebrei afferma che Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto di quello terreno, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue. Per comprendere meglio questo concetto dobbiamo risalire all'istituzione ebraica del santuario terreno. Come è noto, dopo la caduta di Adamo, Dio non ha più potuto comunicare con l'uomo faccia a faccia, ma il suo desiderio amorevole di salvare l'umanità corrotta dal peccato lo ha spinto a trovare una soluzione. Infatti, quando chiamò Mosè per condurre il popolo nella terra promessa, fece costruire un simbolo della sua presenza nel deserto. Un tabernacolo terreno che era simile al modello del santuario celeste. Così, nel corso dei secoli, Dio è stato presente nella storia del suo popolo tramite il santuario terreno. In esso le funzioni venivano svolte da uomini consacrati. Il sacerdote, come scritto nel Pentateuco, svolgeva ogni giorno le funzioni nella prima stanza o luogo santo, mentre il sommo sacerdote, una volta l'anno, aveva accesso al luogo santissimo, dove si manifestava in maniera speciale la presenza divina. Questo è in sintesi il ruolo di mediazione che svolgevano i sacerdoti. Ma questo compito era pur sempre imperfetto, perché i sacerdoti, in quanto fallibili, non potevano soddisfare appieno la giustizia divina. Per questo Gesù, incarnandosi, è morto per espiare i peccati dell'umanità e risuscitando ha intrapreso il ruolo di sommo sacerdote. Il testo odierno ci parla appunto del santuario celeste dove attualmente Cristo intercede come unico mediatore tra Dio e l'uomo. Paolo nell'epistola a Timoteo dichiara: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo». Secondo l'Apostolo, egli è diventato l'unico mediatore tra Dio e l'uomo e sotto il cielo non c'è nessun altro che ci possa salvare, perché egli è stato l'unico uomo a non peccare. Come si legge nel versetto seguente. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Questo pensiero dovrebbe farci riflettere quando siamo in preda alla disperazione, perché per l'ennesima volta abbiamo commesso un peccato che ha ferito il cuore di Gesù. Ma ricordiamoci che egli ha subito la condanna che era nostra per darci la vita che era sua. Perciò, cari amici, non disperiamo, ma proseguiamo il nostro cammino con fede ed egli ci aiuterà nel corso della vita a vincere come lui ha vinto. È bello sapere che in ogni prova che dobbiamo affrontare, Cristo ha calcato prima di noi il sentiero da percorrere e ci ha spianato la strada. Ci comprende se cadiamo e ci dà una mano a rialzarci. Egli non allontanerà nessuno che andrà a Lui. È straordinario. Solo un Dio amorevole poteva concepire un piano salvifico così perfetto. Ma tocca a noi scegliere se vogliamo dargli l'opportunità di salvarci e di intercedere per noi durante il corso della nostra esistenza. L'invito che il Signore stamane vuol farti è di accostarti con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorso al momento giusto. Buona giornata.